Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua con una bellissima inaugurazione di Gusti di Frontiera, dodicesima edizione, con la signora Parodi e Tina Masi, praticamente campionessa mondiale di DC, e poi la Parodi che è grande presentatrice, presenta il suo libro di ricette, di cucina, una cosa fantastica. Dopo vi dirò il tutto, andiamo a sentire la Un presentazione. piacere che vi do il benvenuto in questa bellissima piazza di Gorizia, Piazza Sant'Antonio, per la dodicesima edizione di Gusti di Frontiera. Una manifestazione enogastronomica ormai internazionale che per 4 giorni trasformerà il centro di Gorizia nel mappamondo dedicato ai sapori, alle tradizioni, ai prodotti tipici provenienti da oltre 30 nazioni. Ci troviamo oggi in quella che per questa edizione è stata ribattezzata come la Piazza del Gusto, che accoglie a partire da quest'anno il Salotto del Gusto, cartellone che nei 4 giorni della kermesse proporrà incontri, show cooking, dibattiti, concerti, presentazioni, tutti dedicati al futuro della filiera Bene, andiamo con le agroalimentare, due azione bis, con le la due regione. bellezze che saranno presenti per il taglio del nastro. Andiamo invece, ecco il sito. Gente per l'inaugurazione di questa nostra festa, perché è una nostra festa. Questa è una festa di tutti i goriziani, è una festa di questo territorio, è una festa che è nata quasi per caso, è nata con ambizioni molto modeste e via via si è sempre di più sviluppata. Oggi è una delle più importanti manifestazioni enogastronomiche. Di che cosa? Della regione? Sicuramente sì. Del Triveneto forse ci allarghiamo un pochino troppo. Comunque dobbiamo dire che siamo riusciti, e quando dico siamo non intendo noi del comune che abbiamo fatto la nostra parte, ma intendo voi che avete partecipato, che avete animato questa festa in maniera assolutamente inaspettata e incredibile. Quindi credo che oggi consacriamo un successo, il successo che però non abbiamo voluto quest'anno contentarsi di quanto avevamo fatto l'altro anno e di quanto avevamo fatto negli anni precedenti. Abbiamo voluto qualificare la manifestazione, abbiamo voluto che questa manifestazione diventasse non solo una vetrina dei sapori del mondo a Gorizia, ma abbiamo voluto che anche Gorizia e le Friuli Venezia Giulia, e questo grazie all'ERSA, grazie alla Regione, grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato, diventasse una vetrina delle nostre eccellenze e dei nostri prodotti migliori. Quindi io credo che il tempo è stato clemente, come ha già detto la presentatrice. Grazie a tutti di essere intervenuti e buona festa a tutti. Grazie signor Sindaco. Ora prima di proseguire con il saluto anche di altre autorità, colgo l'occasione, vogliamo in Bene, dopo i saluti del particolare sindaco andiamo, qua c'è il ringraziamento delle città gemellate, con Gorizia, Lien, Klagenfurt e Zalagersee. Bene, guardate quanta gente che c'è, un pienone veramente stratosferico. Saluto la grandissima moglie del dottor Chiozza, presidente della fondazione, eccola qua. Una bellissima donna, saluto anche la figlia che ha fatto il compleanno in questo periodo, che è il segno della Vergine, e poi è una grande regista in Germania, la salutiamo. Qua c'è invece il saluto del sindaco di San Pietro, e naturalmente il sindaco di Gorizia se la rideva un po' perché se un po' tattaiava con l'italiano, però bravissimo, in gamba. Ecco, saluto sempre la moglie del si arrabbierà, io la saluto lo stesso, la grande moglie del signor Chiozza, del Gemelli, cari amici. Ecco qua, guardate la gente quanta ce n'è, un pienone Non essere vicino stratosferico, al ed ecco comune il nello dottor Chiozza. sforzo di organizzare anche quest'anno questa manifestazione con la volontà che diventi sempre più importante, sempre più grande, e credo lo sia dalla presenza del pubblico in questo momento, ma dal numero degli stand, dal numero degli eventi, e per quanto interessa in particolare noi, per la ricerca di dare anche un significato culturale, un approfondimento, non soltanto il piacere e il gusto di assaggiare cibi e bevande di tutto il mondo, ma anche cercare di approfondire un po' il tema del gusto. È una piccola expo che si svolge a Gorizia, che avrà degli eventi particolari. Mi piace ricordare in particolare quello
quelli che si svolgeranno all'interno del parco comunale, il parco del municipio, dove WhatsApp per crescere insieme vedrà coinvolti i giovani in particolare, perché credo che si debba cominciare dai giovani a educare a una sana alimentazione, a bere bene e mangiare bene. Buona festa a tutti. Grazie. Bene, salutiamo il presidente della fondazione, il dottor Chiozza, saluto sempre la sua signora, eccola lì in testa, un personaggio potentissimo. Qua c'è invece un assessore alla regione, eccola qua. Vedere una piazza così piena e immaginare. E qua c'è la signora Sara Vito, avete visto che salto che ha fatto, eccola qua, vai con saluto. Non volevo annoiare i cittadini, no? Quello, guardate, io oggi vengo qui davvero con grandissimo piacere, faccio un saluto al sindaco, a tutti gli amministratori qui, avete visto anche la giunta regionale, tutta la regione anche con la rappresentanza del consiglio è presente in forza stasera, non è una coincidenza. Crediamo veramente che questa sia una manifestazione importante, di interesse almeno regionale, sicuramente di valenza internazionale, che ha saputo mettere, a coniugare valori importanti. È vero che parliamo di cibo, di gusto, ma parliamo soprattutto di qualità, parliamo di prodotti anche eccellenti del nostro territorio e parliamo di una manifestazione che sa avvicinare le persone facendo anche conoscere quelli che sono aspetti proprio legati alle tradizioni, a diciamo la cultura dei tanti popoli che partecipano a questa manifestazione. Saluto l'attrice Tiasa, penso che sia un gioiello, salutiamo anche l'amico vicino. Ed ecco qua, è un altro assessore alla regione che è venuto forte, forte saluti per questa inaugurazione. Qua andiamo invece, ecco qua l'avvocato Terpin, che finalmente mi è venuto in mente, è l'avvocato Terpin. E qua c'è un altro assessore alla regione che bisogna ricordarsi di tutti. E qua c'è il grandissimo Gaeta, grande presidente della provincia, grande presidente, salutiamo. E qua c'è la vicepresidente della provincia di Gorizia, che adesso non so come che sarà andato, come sarà questi comandamenti. Ecco, guardate il volto pubblico, la gente che c'è sempre. Salutiamo il grande Gherghetta, signora Sara Vito, e lì c'è il prefetto di Gorizia, nuovo prefetto, il grande vice sindaco, l'Obama di Gorizia. Saluto la signora Claudia. Bene, e il prefetto di Gorizia, io ho chiesto i saluti, eccola qua, ha detto: io non faccio interviste, io lavoro, non faccio intervento. Saluto, do la parola a Tina Mase. Buongiorno, buonasera, dobro cier, dobro dan, guten Abend, guten Tag. È molto piacere stare qua come campionessa olimpica. Mia storia è iniziata a Gorizia con il nostro team privato che si chiama Team Tomeis. Sono onorata di fare tutti questi successi con mia squadra, però per adesso la sport è un po' parlo un po' piano perché l'italiano non è mia lingua. mi sforzo, dai, un po' ho imparato in questi anni. Siamo oggi qua perché oggi comincia anche per noi un nuovo step nella mia vita. Lì dietro potete vedere il nostro stand, ma non penso che è un stand perché è già diventata una casa, che vorrei dormire ogni giorno dentro, però per questa settimana siamo onorati che siamo qua come, come si dice? Come ospiti. Grazie. Di Gorizia, siete tutti ben arrivati, benvenuti lì dall'altra parte dopo. Bene, scusate, si chiama Tina Mase. In questa bellissima città sento dei profumi meravigliosi, mamma mia, che arrivano da ogni angolo. Insomma, mi sembra veramente il posto adatto dove presentare il mio libro. È la prima presentazione che faccio del mio ultimo libro, che si chiama Ricette in Famiglia, che è uscito proprio da una settimana, e sono onorata e felice di essere proprio qui per presentarlo, insomma, per la prima volta il libro. Quindi grazie a tutti e vi aspetto tra poco. Grazie, benvenuta Parodi. Bene, questo invece è l'allenatore di Tina Mase, e salutiamo la signora Parodi. Adesso ci sarà il taglio del nastro. Allora facciamo tagliare alla Parodi e alla Mase, mi sembra doveroso e giusto. Ufficialmente inauguriamo questa 12ª edizione di Gusti di Frontiera.
successivamente avremo ancora un momento, una piccola chicca che arriva direttamente dall'Expo e ve la racconteremo. Bene, come diceva, intanto, dopo il punto diritto praticamente andiamo adesso tra poco, andremo a vedere se riusciamo a intervistare la signora Parodi, e Tina Mase invece è dall'altra parte, che la vedremo tra un po'. Eccola qua che si sta fotografando questi soliti selfie, e qua invece c'è con il presidente comunale con suo bambino che fa l'intervista, ed eccola qua, adesso ci fa un saluto. Qua c'è stato, era veramente impossibile poterla fermare, una cosa impressionante, ed eccola qua che va a riposarsi un secondo perché si deve preparare, attenzione, questo è il bello. Ecco Tina Mase, guardate che bella che è, campionessa del mondo di sci, però non vi posso dire di che qualifica, perché veramente io non lo so. Comunque Tina Mase, il grande allenatore goriziano, questo è il goriziano che porta su in primo piano la campionessa del mondo. Comunque guardate il giro, facciamo in piazza San Bartolomeo, una bella location si può dire per questa grande inaugurazione di Gusti di Frontiera, 12ª edizione, creata, diciamolo subito, creata da Vittorio Brancati. Adesso andiamo a sentire la signora Parodi. Guarda, l'idea è proprio che anno dopo anno i libri di cucina aumentano sempre di più, no? Nelle librerie, allora ogni anno uno pensa anche a come rendere il proprio libro più simile a se stesso, no? Come far capire alla gente che poi lo deve comprare che cosa sta comprando. E allora io, ripensando alla mia cucina, un po' al percorso che faccio io quando sono in cucina a fare i miei piatti, il primo pensiero che mi viene è la famiglia, no? Perché io alla fine i piatti che cucino li cucino pensando poi se piaceranno ai miei bambini, a mio marito, o anche poi ai miei amici, le persone che frequento. E allora ho voluto dare subito questa impronta al mio libro proprio per diversificarla invece dai libri che sono fatti e scritti da chef famosi che lavorano nei ristoranti e che quindi hanno un pubblico anche di persone che poi assaggia i loro piatti, che è diverso. Allora, i miei sono i piatti che io faccio alla mia famiglia. Allora ho detto, dai, partecipate anche voi, facciamo proprio un libro corale che parla un po' di noi. E allora ho pensato a questo libro diviso in diversi momenti della giornata, che sono poi i momenti della mia famiglia, colazione, pausa pranzo, che poi non si chiama neanche più pranzo, no? Pausa pranzo perché è sempre magari un po' di corsa, la merenda, che per i bambini è fondamentale, l'aperitivo, che invece è fondamentale per me, lo amo moltissimo più della cena. E poi c'è la cena, c'è lo spuntino fuori orario, e per ogni categoria tante ricette e tante foto, così, che abbiamo scattato anche insieme al Moro, che è la casa dove andiamo in campagna, e ci siamo un po' divertiti a scattare queste foto, che ci ha anche scattato tra l'altro mio cugino, che ha vissuto con me questa infanzia in campagna, che quindi sente questa casa con tutto l'affetto che anch'io sento per questo posto. Quindi ricette d'amore, perché c'è dentro la mia famiglia. Salutiamo la signora Parodi, abbiamo la modella, eccola qua la modella. Senti, fai un bel saluto a chi vuoi. Saluto tutti. Ma no, senti, mando un bel bacio. Grazie mille, ciao. Eccola. Penso che Mirena, e guardate qua, c'è una fila tremenda per fare l'autografo sul suo libro, una cosa impressionante. Andiamo a sentire cosa cucinano le ragazze. Anche tu cucini a casa? Certo. Sì? Sì, cosa fai di buono? No. Cos'è che fai di buono? La pasta. E tu? Anche te ti fai la cucina? Sì? Bene. Vediamo lei. Tu anche cucini? Cosa cucini? Sì, io faccio il pollo alla cacciatora. Pollo? Della Cristina. Beh, è un po' dura la situazione, Ma se è buono è veloce. Sì, è. Sì. Tenera la carne, no? Sì, la migliore. La migliore. E te? Cotoletta. Dottoressa, cosa fai, la cotoletta? Frico e polenta. Frico e polenta. Di Gemona. Di Gemona. E tu dici che l'avrà scritto lì? No. Lasci andare la che lui è piccolino. E te che sei, da dove vieni? Secondo me stiamo Egitto. Egitto. Cosa cucinate voi? Ok, ciao. E adesso fate attenzione come riusciamo a farci fare un bel saluto. Fate attenzione, la signora Parodi scrive, attenzione adesso,
attenzione come riusciamo a farci fare un bel saluto. Attenzione, eh? Signora Parodi, solo un saluto a Gorizia TV. Grazie mille. Grazie mille. Visto che c'è il libro che devi firmare adesso. Cos'è che andiamo cucini? Avanti con l'intervista. Eh? Cos'è che cucini? Visto che c'è il libro. Le creme. Via di qua. Più siamo ordinati, più facciamo velocemente. Sai anche fare le crepe? Orfo! Anche tu? Mamma mia! Il papà fa la pizza! E il papà fa la pizza e la mamma le mangia! Hai capito, la mamma è lei! Kebab! Il kebab! Ok! Senti, tu che hai la barba, se anche tu vuoi farti filmare il libro, no? Ah, è lei quella! Ma tu cucini a casa, cucini? Sì, cosa sai fare? Tutto? Benissimo. È bravo? Da sposare comunque. Perfetto, ti è andata bene questo giro, eh? Sì. Perfetto. E lei, dottoressa? Cos'è che cucina? Vedo il libro lì. Tentiamo di cucinare. Tentiamo di cucinare. Tentiamo. Ma la tua, il tuo piatto preferito qual è? Sì. Piatto preferito? Le mando, un attimo centrale, poi dopo le bambine. Quale? Beh, ma siamo friulani. E allora? Il fricco. Le salsicce con la polenta. Con la polenta, però vedo che sei una silhouette, non penso che... Insomma. Vediamo lui. O una lei, cosa sei? Lui. Perché ha il viso da... No? Va bene o no? Allora, cos'è che ti piace di più? Io cucino spesso il pollo alle mandorle di Benedetta. Orfo! E chi è la tua donna? È sua sorella. È sua sorella? Oh, ma che fortunati però, no? Perfetto. E invece lei? No, lui cucina. Cosa cucina lei? No, lui cucina. Ah, è lui che cucina? Cos'è che cucini tu? Dai, dimmelo cos'è che cucini. Dai. Dolci, a pieno dolci. Dolci, ok, da dove vieni tu? Da? Marco. Da Gorizia. Marco. E tu da dove vieni? Da Gradisca. Da Gradisca di Gioia. Invece cosa cucini tu? Cosa fai? Di tutto di più. Qual è il piatto particolare? Carne, pesce. Tutto. Perfetto. E te invece, dottoressa? Dottoressa. Io cucino risotti soprattutto. Come la mia donna, lei piace i risotti, li fai buoni, tutti i tipi? Buoni. Allora, il primo che ho fatto è quello delle zucchine, perfetto. Perfetto. Messo coi funghi, con qualsiasi cosa, sempre benissimo. Buono il risotto. Di che segno sei? Gemelli, perfetto, sono manager di solito. E da dove vieni tu? Fogliano Re di Puglia, vuoi salutare il tuo uomo? Ciao Gianluca. Bene, salutiamo Fogliano, salutiamo Gradisco, salutiamo tutti, ma guardate un po', incredulo sono, guardate un po' la fila che si fa per questo libro. Andiamo a salutare invece la signora dell'avvocato. Una buona cuoca. Sì, certo. Cos'è che fa di buono? In particolare, un piatto particolare. Un piatto, una specie di risotto con... una cosa strana. Ah. Sedano, ma però vedo che c'ha tre libri. Tre libri per le amiche. Ah, però comunque qual è la ricetta della signora Parodi che le piace di più? Ma i dolci, perché io sono per i dolci, a me piacciono i dolci. Va benissimo. Arrivederci. Intanto all'assoluto ci vediamo. Saluto questa bella signora, naturalmente amante anche dei gatti, ma adesso c'è il cane, ma è dei gatti. E guardate quanta gente che c'è. Adesso andremo a intervistare l'assessore Sara. Abbiamo con noi la signora Sara Vitto, assessore all'ambiente. Io chiedo sempre, allora senta, lei è venuta a questa inaugurazione, cosa ci può dire, visto che anche le campane suonano per lei? Ecco. È stata una grandissima, un inizio di manifestazione molto bello, molto partecipato. La regione ha creduto moltissimo, sta credendo molto in questa manifestazione, è presente anche in l'ERSA che ha molti stand, padiglioni che invito ad invitare perché sono di valorizzazione, per conoscere e apprezzare i prodotti tipici della nostra regione. Si parla sempre alle persone di fare la dieta e tutto, però ha notato, io c'era una fila veramente tremenda per le ricette della signora Parodi.
Ma lei cosa può dire? Lei è una silhouette comunque. Sì. No, beh, dico che il cibo e il rapporto che si ha col cibo sta anche a quanto ci si vuole bene e anche a un po' alla voglia di stare assieme. Questa secondo la formula vincente di Gusti di Frontiera, che è proprio una grande festa dell'amicizia, di popoli, di persone anche diverse che insomma si ritrovano anche davanti a un buon bicchiere, che è una cosa positiva se fatta in amicizia. Esatto, senti, visto che lei, io la conosco da tantissimi anni, no? Lei, la sua dieta qual è? Perché sempre uguale, non c'è un deca in più, neanche. Lavoriamo cos'è? Parecchio, si vede che essere sempre di corsa fa bene. Va bene, quello. Va bene, un bel saluto, ciao. Ci vediamo. Bene, salutiamo l'avvocato Saravitto e chiudiamo invece con i gioielli, naturalmente, eccoli qua che stanno facendo un bel giro per i gusti di frontiera e per i stand. Noi andremo invece durante la settimana, venerdì o sabato, domenica. Vedremo un po'. Ciao a tutti.